abbiamo legato anche la presenza quest'anno di Radio Contatto, che si occupa proprio di questo. È iniziato quest'oggi il Gran Carnevale di Crema, tra coriandoli, costumi tradizionali e la storica sfilata di carri allegorici. Il carro apripista è stato quello di Gagette, la maschera cremasca, seguita a ruota dagli altri quattro, attraverso i quali è stato possibile fare un tuffo nella storia e nella fantasia, con, per esempio, quelli a tema Pierrot, Mulan e Alice nel Paese delle Meraviglie. La festa, arrivata alla sua 36esima edizione, proseguirà fino a domenica 18 febbraio e trae le sue origini dalla dominazione veneta subita da Crema dal 1400 al 1700, da cui è stata ereditata la forte tradizione carnevalesca. Tradizione che arriva dalla dominazione veneziana, che è rimasta nella nostra città del territorio, che è un dovere morale, oltre che un grandissimo piacere portare avanti e condurre, grazie soprattutto alla grande passione che ha il comitato, oggi costituitosi in un'organizzazione di volontariato, che tutto l'anno prepara con passione questo momento da regalare ai concittadini. La classica sfilata dei carri allegorici che coinvolgono gruppi sia della città che anche del territorio, non solo regionale, quindi ovviamente i carri con la loro allegoria rappresentano anche tematiche della contemporaneità, aiutano anche a riflettere su alcune questioni dell'oggi e farlo con leggerezza, che non è superficialità. Il cuore ovviamente porta quello del gadget, che è quello tradizionale che c'è sempre, però davvero la competizione quest'anno è molto, molto impegnativa. Ho visto quello dei Pierrot, sicuramente molto bello. Tantissima gente, tantissimi carri allegorici che arrivano da tutta Italia, è un grande giorno per Crema e deve continuare così. Lo considero veramente il carnevale più bello della Regione Lombardia. La giornata di oggi ha visto l'ampia partecipazione di bambini e ragazzi travestiti da supereroi ed altri personaggi di fantasia, accompagnati dai propri genitori. Tu da cosa sei vestito? Da Gengar e di un Pokémon. E mi sta piacendo un sacco il carnevale. Durante il Covid si era un po' perso, quindi forse questo è l'anno dove veramente riprendiamo a festeggiare il carnevale. E noi veniamo da Milano, Crema alla fine era vicina, ci sembrava una giusta occasione. Gioia e leggerezza, quello di cui avevamo bisogno.